Allora, buongiorno a tutti e ben arrivati in questa bellissima location. Io sono Federica Braghi, Business Executive Officer di Nestlé Professional. Sono molto contenta di presentarvi questo stand, è il primo che facciamo dopo un po' di anni che presentiamo al SIGEP e è uno stand che presenta Nescafè. Tra poco capiremo meglio in che termini presenta Nescafè. La prima cosa che voglio raccontarvi è che Nestlé Professional, la divisione che appunto rappresento insieme a tutti i miei colleghi qui presenti, è la divisione di Nestlé che si occupa del fuori casa. Siamo un business che ha gli occhi puntati in questo momento perché Nestlé sta investendo tanto sul sviluppo del fuori casa e stiamo ovviamente facendo il possibile per portare i nostri marchi, che sono tanti di Nestlé, nel fuori casa per far vivere delle esperienze di consumo ai consumatori che, come sapete, sempre di più si consumano in tanti momenti diversi della giornata, a casa e fuori casa. In particolare qua al SIGEP siamo presenti con questo bellissimo stand per la prima volta, ma siamo presenti anche con Perugina, in un altro stand che racconta Perugina nell'ambito sempre del fuori casa, sia per il mondo del gelato che per la pasticceria, quindi vi invito anche ad andare a vedere l'altro stand che è altrettanto bello. Però adesso mi concentro su Nescafè. Innanzitutto qui con me ci sono Andrea Godina, che sono felice di conoscere e di presentare perché da poco collaboriamo, ma è veramente per noi un'eccellenza che sono lieta di parlare perché ha tante cose da dire sul caffè, tra le lunghe esperienze e veramente la specialità che tu rappresenti. E poi Alessandro Bottazzi, che è il nostro beverage manager, che rappresenta appunto il team marketing per il beverage. Prima di lasciare ad Andrei, volevo solo dirvi che è una grandissima novità per Nescafè essere presenti non solo con il caffè americano solubile, ma anche con il caffè in grani. Per noi è una piccola rivoluzione perché Nescafè è conosciuto in tutto il mondo, rappresenta sicuramente il brand più conosciuto e più amato a livello internazionale. Nestlé è il più grande torrefattore al mondo e queste forse queste informazioni non tutti la conoscono. Quindi io sono lieta di far parlare prima di tutto Andrei, che ci racconta un po' la sua esperienza e soprattutto come ci vede nell'ambito del caffè. Sì. Grazie innanzitutto dell'invito. Devo essere sincero che sono un po' emozionato perché per me Nescafè è sempre stato un certo tipo di prodotto e dopo 80 anni di storia essere qui partecipe per un cambiamento e un'innovazione epocale per quello che è il brand di Nescafè mi fa molto piacere. E potrò tra qualche anno dire io c'ero. Questo mi piace. Assolutamente. E sono anche convinto che per il mercato italiano, non solo a livello internazionale ma anche qui in Italia, l'ingresso di Nescafè come un prodotto nuovo cambierà delle dinamiche e farà arrivare sul mercato qualcosa di molto interessante. Quindi sono anche molto curioso di vivere. Ti chiedo una cosa così proprio a caso, ti piace il nostro stand? Come lo trovi? Assolutamente. Lo trovo bellissimo. No, bene. Il nostro piccolo ha fatto una cosa bella. La cosa più bella, mi piace vedere le macchine al caffè espresso da dietro, quindi diciamo un prodotto che si differenzia da quello che eravamo abituati a vedere di Nescafè. Bene, molto bene. Raccontaci un po' di te. Allora, per chi non mi conosce, sono Cristino, ormai da 23 anni nel mondo del caffè. La mia specializzazione è di essere un assaggiatore professionista. Ho fatto un dottorato di ricerca all'Università di Trieste proprio sull'analisi sensoriale del caffè espresso. E quindi, per fortuna, mi fa piacere di essere qui e credo che non ci sia occasione migliore. Con Alessandro ci siamo visti qualche giorno fa proprio per preparare questo importante momento. Abbiamo preparato una breve scaletta e toccheremo quattro punti importanti che, anche a mio parere, l'ingresso di Nescafè nel mercato con un prodotto nuovo devono essere e meritano di essere toccati. Sicuramente quello che è importante premettere il mondo del caffè, che cos'è? Si è citato Nestlé, il più grande torrefattore del mondo, significa che è un player di assoluto rilievo e di importanza a livello globale in una merceologia che è la seconda scambiata al mondo per valore. Quindi dopo il petrolio il caffè rappresenta effettivamente un business molto importante e non solamente dopo il petrolio, va bene, eccetera, ma anche come bevanda è la bevanda più bevuta al mondo, magari non tutti sanno.
ma si beve molto più caffè rispetto al tè, rispetto ad altri soft drink, non facciamo i nomi, ma sicuramente in questo caso da dove nasce il marchio Nestlé è un mercato molto importante, ma il caffè costapigliano lo è il mercato. Milioni di famiglie in più di 80 paesi produttori di caffè, compresi nella fascia tropicale del pianeta, producono i semi di caffè che poi, in questo caso Nestlé, ma anche tanti migliaia di altri torrefattori tostano, e ogni giorno noi consumiamo nelle nostre case, negli uffici, per una pausa caffè, per fare la colazione o semplicemente per avere qualcosa che ci piace. Quindi questo è una cosa da sottolineare. Il lavoro del contadino, come lo è sempre con qualsiasi altro prodotto agricolo, è duro, è faticoso, richiede tempo, richiede energia. Pensate che generalmente un piccolo produttore di caffè ha circa 2-3 ettari di terra dove coltiva le piante di caffè, dalle quali ottiene ovviamente dei frutti che vengono lavorati, e con questi 2-3 ettari generalmente riesce a mantenere la famiglia. Io recentemente, ve ne parlerò più tardi, sono stato in Honduras, ho conosciuto alcuni di questi piccoli produttori, hanno una moglie, forse a volte anche più di una, comunque hanno una moglie, molti figli, e con questi 2-3 ettari riescono a sostenere i fabbisogni della famiglia, con grandi sacrifici, ma comunque è importante sapere che dietro una tazzina di caffè, dietro un marchio come quello di Nescafè, ci sono milioni di persone che quotidianamente con grande fatica e grande sacrificio vivono da questo. Abbiamo parlato qualcosa di origine, il consumo. Noi siamo abituati a consumare il caffè preparato in alcuni metodi di preparazione, ma quali sono ovviamente quelli che noi utilizziamo? Io direi siamo in Italia e parliamo di espresso. E credo che lei si presta anche al lancio di questo nuovo prodotto e al fatto che Nescafè entra in un altro segmento di mercato. Il caffè espresso è stato inventato, diciamo, il suo progenitore alla fine dell'Ottocento. La prima macchina a vapore è stata prodotta e venduta a Milano nel 1902, quindi oramai con una storia pluricentennale. Alla metà degli anni 50, con varie innovazioni tecnologiche da alcuni costruttori di caffè, di macchine da caffè espresso italiani, arriviamo alla bevanda che tutti oggi non conosciamo. Quindi una crema che sovrasta un liquido nero e una ricchezza di aromi che ci permette di fare un'esperienza idonistica quando ci avviciniamo alla bevanda caffè. E quindi questo è anche importante da sapere, perché il caffè lo beviamo perché c'è la caffeina, credo che tutti noi lo sperimentiamo ogni giorno, ma lo beviamo anche perché ci piace, perché ci fa fare un'esperienza sensoriale importante. Il caffè espresso, da noi ovviamente in Italia è il sinonimo, diciamo, comunque lo stereotipo della tazzina a caffè è la tazzina a caffè con l'espresso. In giro per il mondo poi si è contaminato con ricette a base di latte, tutti voi conoscete la ricetta del cappuccino ovviamente, la bevanda al mondo più consumata e più bevuta a base di caffè espresso, quindi sicuramente da citare. Dietro al lavoro di preparazione di una ricetta a base di caffè espresso c'è il barista. Ne abbiamo parlato a lungo anche quando ci siamo visti. Figura chiave. Ed è uno dei quattro pilastri fondamentali. Sì. Dovrebbe avere qualche percentuale. Esatto, come diciamo noi, la miscela, quindi il caffè, è un quarto della riuscita del risultato intatto dell'espresso. E con Andrei abbiamo condiviso un po' questo nostro modo di pensare. Quindi abbiamo sicuramente l'operatore, sicuramente l'acqua. Sicuramente l'acqua, che è il 95% della tazzina, sia la parte dell'operatore, di come è fatta la macchina, come funziona la macchina e come ottenere il perfetto risultato in comunque di prodotto e macchina, quindi il risultato dato. E più di te Andrei conosce esattamente questo processo e l'importanza anche della formazione dell'operatore. Sì. Se posso solamente un accenno velocissimo, l'acqua io credo che sia uno degli argomenti da sottolineare, perché assolutamente spesso sottovalutata sia nel consumo professionale in preparazione del caffè in oreca, ma anche a uso domestico. Non usate mai acqua con il cloro, pensiamo sempre di depurarla in qualche modo o lasciando decantare la caraffa a casa, oppure applicando dei filtri che permettono poi la depurazione, perché l'acqua
è l'elemento fondamentale che insieme alla materia prima, e sulla materia prima qui abbiamo alle spalle, io credo, uno dei know-how più importanti che ci sono a livello internazionale sul caffè, che è quello di Nestlé, che non solamente sa di tostatura, ma con i suoi laboratori analitici nelle varie sedi, in particolare in Svizzera, permette al prodotto finito di avere una qualità di filiera assolutamente eccepibile. Questo va sottolineato perché non tutti magari lo sanno. Io ho visitato dei laboratori chimici a Losanna, appunto del gruppo Nestlé, ed effettivamente a livello di macchinari, di know-how, di tecnologia, di controllo qualità, sono rimasto impressionato e posso dirlo che... No, considerando quello che hai visto, considerando per tutto il mondo, sapere che siamo veramente pionieri in questa cosa, e forse all'avanguardia anche. Posso dirlo, assolutamente all'avanguardia, e questo bisogna dirlo, perché grazie a questa avanguardia di know-how poi si arriva ad un prodotto ovviamente di qualità. Abbiamo detto acqua, macina caffè e la macchina da caffè espresso. Ovviamente lo testerete durante quella presentazione del prodotto, è uno dei cardini fondamentali per la riuscita di un buon caffè. Quindi non solo tecnologia per la preparazione del caffè, ma poi anche, e come diceva Alessandro, formazione del barista, perché poi l'attrezzatura va pulita. Allora io non entro in altri metodi di preparazione, eccetera, ma mi lasciate solamente dire che come va pulita la macchina del caffè spesso al bar, va pulita anche la moka a casa, con un detersivo, con un detergente. Vabbè, ma questo sarebbe un altro capitolo della prima. Quindi parlavamo anche di operatori, il barista è uno dei passaggi chiave per la riuscita di un buon caffè. Io lavoro nel campo della formazione degli operatori di settore ormai da 15 anni, faccio formazione non solo di analisi sensoriale, ma sono partito come formatore anche nell'ambito della formazione del barista, e ho esperienza che un operatore formato può non solamente far bene il caffè, ma può esaltarne le caratteristiche sensoriali che il produttore ovviamente ci ha pensato e ha costruito. Quindi, e nello stesso modo, un operatore non formato può anche distruggere la qualità di un buon caffè. La formazione è uno degli elementi chiave a cui io professionalmente ci tengo molto, e mi ha fatto molto piacere, ed è stato uno dei motivi per i quali ho accettato di far parte di questo lancio del prodotto, perché Nescafè non è solamente prodotto, ma è anche formazione. Infatti l'enfasi che abbiamo messo su questo lancio è sicuramente di curare con tutta la filiera. C'è la parte di materia prima, quello che Andrei ci insegna, che parte appunto dal contadino, ma poi alla fine l'importante per un buon espresso è soprattutto la parte finale della filiera, ok? Il come viene trattato, tipo alla fine, la parte di pulizia, la parte di interazione con la macchina. Infatti io penso che ce lo puoi raccontare, probabilmente una delle parti più trascurate in tutta questa filiera forse è la parte dell'operatore. Sì. Un caffè espresso. Io spero che stia un po' migliorando a livello italiano. Un po' più. Meglio, che figure come la tua aiutino anche a fare cultura a livello di operatore. Basta assaggiare un caffè con la macchina sporca e la macchina pulita, e ci dà assolutamente un altro caffè. A me è capitato, se bisogna andare all'estero, di andare all'estero e di bere un caffè migliore che in Italia. E questo vuol dire che in questo momento noi non possiamo, con Made in Italy, perdere assolutamente questa capacità di fare bene il caffè, perché altrimenti siamo stati il paese che qualche volta ha lanciato l'espresso, subito il prossimo capita, no? Sì. Capita spesso, io ho avuto modo e mi capita di girare in Italia per fare degustazione, ma anche per semplice passione, bere un caffè di qualità, non solo di materia prima, quello capita spesso, ma soprattutto di filiera, ovvero sia in cui il barista è formato e fa tutte le operazioni necessarie affinché il caffè espresso arrivato sia buono, è molto difficile. La formazione, per fortuna, negli ultimi 5-6 anni si inizia a vedere e si fa, mi fa molto piacere che Nescafè, entrando in modo importante sulla filiera del caffè espresso italiano, farà anche questa parte e porterà al mercato ovviamente know-how fondamentale per avere un caffè di qualità. Esatto, quello su cui puntiamo per questo lancio, anche perché come Nestlé Professional, la parte professionale deve avere un senso concreto anche nel lancio che facciamo e come portiamo all'operatore del prodotto. Questo è fondamentale. Sì.
Io recentemente lancio qui al Singer un manuale tecnico per il barista, questo solamente ancora per sottolineare quanto questo sia importante nella filiera di qualità del prodotto, in Italia soprattutto. Abbiamo parlato di espresso, di cappuccino, magari accenniamo velocemente solamente per inquadrare il mondo del caffè, di come sta cambiando negli ultimi anni le nuove tendenze di consumo. Nel 1984 nasce la Specialty Coffee Association of America, nel 1998 nasce la Specialty Coffee Association of Europe. Queste associazioni portano nel mondo del caffè una novità, ovvero sia non solamente caffè di monopiantagione, di monovarietali e di magari maggiore qualità, ma soprattutto una nuova sensibilità di approccio alla materia prima che poi viene in qualche modo comunicata al consumatore. L'anno scorso le due associazioni si sono unificate nella Specialty Coffee Association e insieme a questa unificazione, ma poi alla creazione di questa associazione, è nata una community cosiddetta dello Specialty Coffee, ovvero sia nicchia magari di mercato, di appassionati, di operatori che hanno portato a vivere il caffè in modo differente. Ci sono molti nomi che hanno fatto la storia di questo processo, poi con Alessandro ci siamo confrontati, io ne farei uno in particolare perché ce ne sono molti nel Nord Europa, in Asia, in Nord America, ma Blue Bottle è sicuramente un marchio che su questo dice di anche Nestlé, che adesso sempre stati attenti all'innovazione. Nestlé ha tutto con l'acquisto di Blue Bottle, ha dimostrato un po' di interesse per questo mondo ed è importante essere molto vicino ai trend dei consumatori, che è anche un po' la nostra. Sì, sicuramente Blue Bottle per adesso Stati Uniti, prima in Europa, però sicuramente l'interesse per questa categoria è una tendenza e proprio specialty importante. Assolutamente. Il prodotto ovviamente di Nescafè non è estremizzato allo specialty coffee volutamente, perché... Anche perché in Italia rimane comunque una nicchia lo specialty coffee. Sì, assolutamente. Però è importante che un gruppo, primo gruppo a livello mondiale, si avvicini a questa comunità, a questo mercato. Prima l'avanguardia, la quello che riguarda la sicurezza della qualità, tutta la filiera, il fatto di sostenere gli agricoltori, deve essere l'avanguardia che si consuma. Perché non può pensare di non conoscere in anteprima cosa succede nel mondo, siamo dappertutto, per cui in qualche paese andremo più veloce, perché il prodotto, appunto, come diceva Alessandro, in Stati Uniti è già partito, qua vedremo se arriva, come arriva. Arriva. Ok, quindi aspettando ancora la situazione. Sicuramente quello che posso dire è che il mondo del caffè dopo anni di staticità credo che ha preso un certo ritmo molto più accelerato, anche perché stiamo pensando al caffè freddo, ma il caffè freddo non all'italiana, ma all'estrazione a freddo. Quindi se il brew, il nitro coffee e anche Nescafè sta guardando questi due mondi con grandissima attenzione. Sì, è estremamente interessante, immagino. Assolutamente. Quindi è interessante vedere che anche in Italia, per fortuna, parole come coffee to go, americano, va bene, questo forse un pochino più scontato, ma col brew, un altro coffee e magari metodi di preparazione full roaster, pian pianino entrano nel gergo quotidiano di consumo del caffè di qualità, e quindi questo per anche Nescafè è una grande opportunità. Credo che, non so qual è la tua percezione, no? Di un brand di Nescafè, però una cosa che non avevo capito conoscendo da di dentro è che Nescafè è proprio un brand del people connection, si dice, no? Effettivamente la socialità che si porta dietro questo marchio, secondo me, si presta tantissimo anche a diversi momenti di consumo che non siano solo l'espresso. Assolutamente. Sono americano, sono il caffè on the go, appunto, e via dicendo, vediamo per sì, questo. La cosa interessante da sapere è che lo specialty coffee ha portato una relazione molto più stretta con il coltivatore, cose che sono successe in altri settori, con altre merceologie già anni fa, sta accadendo ed è già accaduto e si sta ancora di più sviluppando anche nel mondo del caffè. Diciamo che la piantagione forse è l'elemento che in questi ultimi anni si sta riscoprendo, se ne parla di più, quindi con tutto quello che si porta dietro in termini di argomento di sostenibilità della filiera del caffè verde. Vi ho accennato, io queste vacanze di Natale, Capodanno, ho passato un mese in Honduras perché con dei soci abbiamo deciso di comprare una piantagione di caffè e ho vissuto un mese con i contadini e i raccoglitori di caffè l'esperienza
di vedere nascere, permettetemi di dire, la tazzina del caffè in Pianza Gelli. Sfortunatamente con altri prodotti, rispetto ad altri prodotti, il caffè bisogna viaggiare in un altro continente, perché le piantagioni di caffè non ce le abbiamo qui in Europa, in Italia, anche se però magari forse qualche progetto nel futuro ci faranno toccare con mano. Pensi che possa essere presente una piantagione in Italia? Diciamo, il clima sta cambiando, quindi ci potrebbe anche il climate change forse ci potrà portare a questo. Però adesso sono in paesi fantastici, anche se dall'altra parte del mondo. Honduras, Panama, Costa Rica, il Salvador, in Colombia, Brasile, e poi nell'Asia andiamo a parlare Indonesia, Filippine, Vietnam, eccetera, eccetera. Quindi ho toccato con mano in questo periodo che cosa significa produrre la materia prima, ma soprattutto avere la difficoltà di venderla ad un prezzo sostenibile, in modo che il coltivatore di caffè non possa solamente sostenere il business, ovvero sia tutto ciò che gli serve per fare un'agricoltura biologica, per pagare i lavoratori ad un prezzo giusto, ma anche per poter avere dei risparmi da investire in tecnologia, in nuove piante, eccetera, eccetera. Quindi un altro argomento che mi è piaciuto molto nel lancio di un nuovo prodotto di Nescafè è anche un progetto e la parte di sostenibilità che in prima persona da qualche anno in questa parte ho vissuto e ho molto a cuore. Io penso che tutte le aziende abbiano un programma di sostenibilità. La cosa di Nestlé e Nescafè in particolare, essendo il primo torrefattore a livello mondiale, ha anche una responsabilità maggiore. Questo perché tutta la filiera, l'afforato, dicevamo prima, è importante, ci crediamo veramente, quindi noi siamo per un consumo responsabile, quindi parliamo del consumatore, ma anche la produzione, quindi misuriamo il consumo dell'acqua, il consumo dell'energia, perché dura sempre di più, ci ha portato negli ultimi anni il 30% di riduzione del consumo dell'acqua, ma anche la parte del contadino, quindi una coltivazione responsabile. E quello che fa Nescafè a migliaia di agronomi che vanno con i contadini che sono dipendenti, ma come dici tu è il reddito della famiglia, che va a insegnare come produrre ad alta qualità vuol dire il reddito per il sostentamento della famiglia, e anche e soprattutto da pianticelle a un prezzo politico per fare in modo che siano pianticelle negli anni resistenti ai cambi climatici e ai nuove condizioni atmosferiche in generale. Questo è un po' tutta la filiera che viene coperta, quindi l'individuo, il contadino, la comunità in cui vive, molto importante, è anche la responsabilità verso il pianeta. Questo significa anche essere leader del caffè, non fare le cose in titolo, ma pensare a tutto l'impatto che possiamo avere sul pianeta e su questa comunità locale. Sì. A me è piaciuto molto, lo leggo perché sono tre punti assolutamente da sottolineare: contadino, contadini, comunità e pianeta. Credo che siano tre keywords che dobbiamo assolutamente sottolineare. Che fanno anche parte della nuova missione di Nestlé, nel senso che Nestlé vuole contribuire a un futuro più sano per le comunità, per gli individui, proprio per l'ambiente, per l'impatto che abbiamo sull'ambiente. Quindi di sicuro il fatto di lavorare sugli individui, sulle famiglie, sulla comunità, sull'ambiente, assolutamente per Nescafè è una piattaforma di crescita, è una priorità, assolutamente. Quindi è veramente, da questo punto di vista, però penso che la pensiamo esattamente come te. Allo stesso modo. Sì. Bene. Infatti è interessante di te perché anche se veniamo da background diversi, quindi abbiamo a restare esperienze diverse, la parte importante secondo me è condividere lo spirito e la ricerca della qualità su tutta la filiera e l'interesse sulla sostenibilità, e questa è una cosa secondo me fondamentale. Da italiano a volte mi chiedono qual è il metodo di preparazione più bevuto al mondo, qual è il metodo di preparazione che tu preferisci. Alla fine è l'espresso. E quindi rispondi espresso. Non solamente perché è stato inventato in Italia, è stato oggetto della mia tesi di dottorato, ma soprattutto perché è il metodo più efficiente per estrarre tutto ciò che di buono c'è dal caffè, ahimè a volte ciò che anche di cattivo c'è nel caffè, ma per fortuna in questo caso qui non è il nostro caso. E soprattutto è la bevanda in assoluto preparata a base di caffè con la più alta concentrazione di composti chimici e in particolare aromatici.
Quindi la bevanda a base di caffè che ci fa fare l'esperienza edonistica più importante è proprio questa. E quindi questo ulteriore motivo per tratto cui... di piacere proprio. Sempre. E il caffè, sto. E il caffè. Quindi aggiungo, ringrazio Andrei. Grazie a voi. Io aggiungo solo poche parole per raccontare un po' del lancio. Quindi quest'anno Nescafè è il cliente vecchietto che compie 80 anni, è data una tappa storica, 80 anni e quindi rivoluzioniamo un po' il mondo del caffè. Celebriamo con il lancio del caffè in grani. Sembra una rivoluzione, lo è, perché entriamo nelle caffetterie, entriamo nelle caffetterie dell'hotel, ma soprattutto non è una rivoluzione dal punto di vista della materia prima, non è una rivoluzione per il caffè in generale, perché da 80 anni sappiamo come trattare il caffè. E questa è un'esperienza che ci portiamo fin dall'inizio. E mi ha fatto piacere quello che dicevi prima, che appunto quando ci siamo visti è stato spontaneamente quello che ti è venuto di pancia, il fatto di dire che ho visitato sempre il Nestlé e so con che eccellenza e sono le eccellenze più alte al mondo su questo tipo di prodotto di materia prima. Sì. Sì. Quindi Nescafè si propone al mondo della caffetteria, ritengo anch'io sia una rivoluzione. Anch'io come te sono contento e eccitato di essere qua per la prima volta nello stand del caffè, di vedere il mondo del caffè ampliarsi e il modo di Nescafè ampliarsi anche all'estrazione espresso. Assolutamente. Bene, io a questo punto, oltre a ringraziarti, credo che dobbiamo invitare tutti a venire a visitare la tua finca in Honduras. Vabbè, chi vuole, io 4 volte all'anno organizzo dei viaggi di formazione. Ci fa piacere, ci terremo assolutamente informati. No, ci fa veramente piacere perché credo che sia un'esperienza completa a quel punto, veramente, vedere cosa succede all'origine di tutto. Sì, veramente. Sì, sì. Grazie mille. Grazie. Io ovviamente, vabbè, è ovvio e scontato, ma lo dico, sono e siamo qui a disposizione ora per fare un percorso di analisi sensoriale. Non spaventatevi, non sarà troppo tecnica. Si può mettere lo zucchero, perché a volte mi chiedono, no, il vero assaggiatore, l'intenditore, magari, quindi... Quindi no. Tu hai sdoganato lo zucchero nel caffè, questa è una grande novità. Hai lasciato che si possa mettere lo zucchero per sì, sì, sì. L'importante è che il caffè sia di qualità. Certo, quindi un po' di zucchero non... E lo zucchero sia ovviamente anche di qualità. Esatto. E in laboratorio Tecno, adesso una piccola informazione, io quando assaggio e valuto un caffè espresso, lo assaggio il naturale zuccherato, sempre. Perché magari non tutti sanno che alcuni caffè tostati in un certo modo, aggiungendo lo zucchero, peggiorano dal punto di vista sensoriale. Quindi bisogna stare attenti nell'uso. Anche gli assaggiatori di Nestlé, di Nescafè, quando scelgono ovviamente le materie prime e la miscela, lo fanno anche zuccherato. Quindi state tranquilli che okay. Si può anche fare. Buona sapere. Va bene, allora grazie. Ci prepariamo a questo percorso. Grazie, grazie. Bene. Buona degustazione a tutti. Grazie, grazie. Grazie.